E allora eccoci qua, ciao a tutti, ben ritrovati, come sempre è un grande piacere essere in vostra compagnia il martedì alle ore 19 con queste nostre dirette in questo programma che abbiamo battezzato Inside Cube, perché siamo all'interno di un cubo bianco che ci offre oramai da diverse settimane l'opportunità di dialogare con gli artisti. Come ben sapete, due appuntamenti, il primo parlando delle opere che ci circondano, il secondo entrando nello studio dell'artista e in questo caso, questa sera, entreremo proprio nello studio di Massimo Barlettani. Approfitto subito per salutare tutti quanti voi e approfittare tutti gli amici fedelissimi che sono sempre molto puntuali nei nostri appuntamenti e soprattutto approfitto per salutare tutti i nostri collaboratori, quindi Max e Barbara, Cassel e Daniela, Isabella, Selina, Giulia, Claudia, insomma tutti coloro che sono già lì attenti, pronti sui blocchi di partenza per farvi compagnia. Sono a vostra disposizione per esaudire qualsiasi tipo di vostra richiesta, qualsiasi curiosità, e soprattutto se avete voglia di dialogare in maniera anche un po' privata con tutti quanti loro. Le opere che vi andrò a mostrare sono tutte a vostra disposizione, c'è qualche trattativa in corso, ma ve lo dirò strada facendo, e soprattutto oggi, appuntamento importantissimo, entreremo in uno dei luoghi magici della creazione, proprio in compagnia di Massimo Barlettani. Approfitto però, giusto, doveroso, e non potevo esimermi dal farlo, di fare tanti auguri ad Antonella che diventa maggiorenne, e quindi facciamo tutti quanti gli auguri ad Antonella, per il suo magnifico compleanno. Allora, eccoci qua, siamo pronti. Prima di iniziare, iniziamo con una carrellata veloce delle opere che vi ho mostrato settimana scorsa e iniziamo subito a parlare della prima opera, questa grande opera che è a vostra disposizione, di dimensioni importanti, dove vediamo ovviamente tutta la capacità di Massimo di realizzare questo nuovo ciclo che è quello delle farfalle, delle quali parleremo poi più avanti nel corso della trasmissione insieme con lui. Poi, altra opera, altra coppia di opere decisamente significative sono queste due opere che voi vedete in questa parete, sempre del ciclo dedicato alle farfalle. Tra l'altro, questa è un'opera che mi piace ricordare. E quando è che un artista raggiunge, se vogliamo, un certo tipo di notorietà? Quando altri artisti rendono omaggio a lui. In questo caso, Alessandro Piano, un artista che magari poi un domani vi farò conoscere, ha dedicato una sua opera proprio a questa grande farfalla. Bellissima questa, con delle suggestioni tutto particolari, così come l'opera successiva, anche questa di grandi dimensioni, opera della quale vi ho parlato abbondantemente durante l'ultimo incontro e sulla quale sono nate un po' di trattative. Come dicevo prima, tutte le opere sono comunque a vostra disposizione, potete chiedere, informarvi attraverso il canale di Facebook, che è quello dal quale ci state guardando, o altrimenti attraverso il telefono, le mail. Insomma, sapete benissimo come raggiungerci, siete molto molto attivi in queste settimane. E poi questo trittico, ovviamente è un trittico per motivi di allestimento, ma sono in realtà tre opere separate e distinte. E qua introduciamo il tema del fondo bronzo, del fondo metallico, mentre qua c'è questa immersione di luce in queste due opere di dimensioni 60 centimetri per 60 centimetri. Con diciamo, le mie scuse per il caos che governa, che vive sulla mia scrivania, l'opera che forse è diventato l'emblema, il manifesto di queste due puntate dedicate a Massimo Barlettani, questa grande opera con questo fiore che sembra quasi un'apparizione, sembra quasi una ballerina, che ci viene incontro dalle tenebre verso questo raggio di luce. E per finire, questa composizione di opere di dimensioni assolutamente contenute, che sono queste piccole farfalle che voi potete vedere, delle quali poi parleremo magari insieme all'artista. Questo per dirvi quello di cui abbiamo parlato settimana scorsa. Ora vediamo se il nostro ospite ci ha già raggiunto, se è già collegato. Io mi accomodo dietro la mia scrivania. Vediamo un po' se Massimo Massimo. c'è, vediamo, lo vedo apparire, eccolo qua. Ciao Massimo, buona serata e ben arrivato, ben trovato. Ciao, ciao Roberto, ciao, ciao a tutti e tanti auguri a Antonella, naturalmente.
È giusto, è doveroso, sennò poi domani ci tira le orecchie, se non glieli facciamo, no, a parte gli scherzi, sicuramente starà già preparando o qualche cosa di speciale per festeggiare il suo compleanno. Massimo, come tu ben sai, abbiamo pochissimo tempo, però devo fare una piccola introduzione, una piccola premessa. Di Massimo Barlettani vi ho già raccontato tutto settimana scorsa e quindi potrete andare a rivedere la puntata sul nostro canale YouTube. Io prendo te perché nei giorni scorsi ho fatto una riflessione e devo dire che devo chiedere scusa a tutti voi artisti che ci permettete di entrare in quello che è il luogo più intimo della vostra attività, il luogo della creazione, della creatività, il luogo dove a volte custodite anche dei segreti, perché l'arte è misteriosa, è fatta di segreti e quindi tutti quei segreti tecnici che non ti sto a domandare, ma che ci permettono comunque di entrare in questo luogo magico. Il pensiero che mi viene più naturale è lì, in quel luogo, su quel cavalletto che tu hai alle spalle, tutte queste opere sono nate. E quindi già questo per me è motivo di estremo ringraziamento nei tuoi e nei vostri confronti, riferendomi agli artisti che ci hanno preceduto. Allora, Massimo, io avrei mille domande da porti, però prima seguiamo il nostro palinsesto. Abbiamo scelto delle fotografie che raccontano il tuo percorso, o da dove sei partito e dove sei arrivato. 5 fotografie che raccontano un po' il tuo essere qui ora, Massimo Barlettani, artista internazionale. A te la parola. Bene, allora, mi fa piacere vedere queste cose, mi ricordano un po' di anni fa. Questo è un ciclo di 10-15 anni fa, che tu chiamavi la fashion. In realtà per me queste erano immagini, erano ritratti di persone per come loro avrebbero voluto farsi vedere. Quindi la ricerca non era tanto nel ritratto della persona o nell'aspetto glamour dell'immagine, ma era nell'indagine di questa abitudine ormai di tutti di modificare le immagini, truccarle, farsi vedere con un'icona che infatti l'ho chiamata Facebook questo progetto. E devo dire, la cosa interessante era che lavorando su questa cosa ci fa vedere le persone come vorrebbero mostrarsi, ci fa capire delle persone tante cose, forse più di quelle che ci fa capire semplicemente una foto o un ritratto non elaborato, diciamo così. Quindi questa era più o meno la ricerca. E questo è da dove sei partito, quindi queste figure femminili, queste icone di donne magnifiche, bellissime, eteree, spesso interi, irraggiungibili, o comunque, giustamente come sottolineavi tu, quanti bluff ci sono in rete, gente che mette sul proprio profilo Facebook una foto di 30-40 anni fa per farsi vedere più giovane, più bella, senza rughe e via dicendo, sia uomini che donne, non voglio fare un discorso limitato agli uomini, è proprio il nostro ego che viene fuori e a volte ci porta a mistificare, a raccontarci un non noi stessi sotto un profilo pubblico. Ma poi tutti i filtri che ormai ci sono sui social, no? Certo. Che ti permettono di togliere, di pulire il viso, togliere le rughe, migliorare la luce, dare una flashata, quindi creare delle situazioni che non sono false in realtà, ma sono artefatte, ecco. Andiamo avanti. Dalle donne siamo passati alle mostre dove tu ti mostravi con questi magnifici fiori dei quali abbiamo parlato e parleremo anche questa sera. Questa, se non ricordo male, è proprio la mostra che dicevo l'altra settimana, che è quella in triennale, giusto? Quella fatta in occasione delle Expo. Questo è iniziato così, il progetto di Polline. Polline per il concetto di trasferire l'arte e portarla in giro, e quindi impollinare con la cultura, l'arte, la bellezza, il mondo. E questa è stata una mostra a cui tengo moltissimo, perché era una mostra alla Triennale di Milano. Tra l'altro sono stato invitato da Team for Expo, perché questa era in occasione dell'esposizione dell'Expo di Milano. Ed è una cosa, tra l'altro, di grande valore per me, perché ha avuto quasi, mi sembra, 9.000 visitatori la mostra. Mostra di grande successo, sicuramente. Di grande successo e di grande importanza, per cui ecco, ci tenevo. Tra l'altro, questa era una mostra in cui
è stata presentata una videoinstallazione di Slava, non dico il cognome perché non lo so dire, è un regista russo bravissimo, tra l'altro. Ucraino, fatto... o russo? Ucraino o russo? Russo. Russo. Sì, sì, lui poi abitava in Ucraina, ma era russo all'origine. E che ha fatto un lavoro straordinario, tra l'altro, anche questa foto è sua, tra le varie cose, che ringrazio ancora perché ha fatto un grande lavoro e ci ha permesso di interagire con la team attraverso un progetto multimediale. Andiamo avanti, altra immagine? Dove ci porta? Vediamo se riusciamo a caricarla. Oh, ecco, sì. Ecco, questa invece è la, diciamo, una mostra importante che si chiama Anthropology. Una mostra che per me è stata molto importante, a parte il fatto che è stata curata da Alessandro e da Elli, che ha scritto un bellissimo testo, tutto quanto, ma è anche una mostra che mi ha permesso di realizzare questa installazione che si vede nella foto, che sono una serie di opere molto grandi, di dimensioni molto grandi, tra l'altro illuminate benissimo, ben installate, che vedevano per la prima volta l'utilizzo di quel fondo nero con il fondo metallico, che ha un effetto di grande impatto emotivo, devo dire. Quindi è stata veramente molto molto bella la mostra. Poi tra l'altro curata l'installazione da Mita, la mia moglie, che ha fatto un grandissimo lavoro. Andiamo avanti, vediamo l'immagine successiva. Ecco, questa invece è una cosa a cui tengo molto, perché è una mostra importante fatta a Londra, a Belgravia, tra l'altro, un bellissimo quartiere. Questa via è praticamente dietro Eros, per darvi un'idea. E la mostra si chiamava Spring, della Osborne Gallery, Studio Gallery. Ed è, ci tengo molto perché il fatto di essere stato chiamato da una galleria di Londra per questa mostra mi ha reso molto orgoglioso, devo dire. Per me è stato un motivo di grande gioia, ecco, questa cosa. Tra l'altro, per questo ringrazio la Susan Leyland, che è stato il tramite, che mi ha fatto conoscere a Londra, perché ha voluto una mia opera per presentare quel magnifico cavallo che ha fatto ad Ascot in onore dei cavalli morti durante la Prima Guerra Mondiale. Quindi, ecco, volevo fare un inciso a questo proposito. Susan Leyland, per gli amici che magari non la conoscessero, è una raffinatissima scultrice, appunto, che ha fatto questo grandissimo monumento che celebra la figura dell'equino, artista magari un giorno del quale vi parlerò, però sicuramente è un artista di grande, grande raffinatezza e soprattutto grandi capacità, un artista, una scultrice veramente super dotata. Andiamo avanti, altra immagine? Beh, questa è un'altra cosa che ci tenevo, a cui tengo molto, perché è una mostra fatta a Venezia, a una fondazione importantissima, che durante la Biennale, ringrazio Anna Caterina Bellati che l'ha organizzata e che ha chiesto al Comune di invitarmi, la fondazione si chiama Bevilacqua La Masa, una fondazione antichissima, una delle più antiche d'Italia, e questo è un palazzo magnifico su un canale a Venezia, che mi ha permesso di fare questa installazione, perché la mostra si chiamava 50 anni di Luna Nuova, perché si riferiva naturalmente al 50° anniversario dell'allunaggio. Ecco. E questa installazione prevedeva questo fiore enorme, erano 2,80 metri, quasi 3 metri, con una luna sopra piena. In questo caso un artista di Veneto ha fatto questi lupi di cartapesta che ululavano alla luna, e si è creata una magia particolarissima in questa sala, bellissima tra l'altro, di questo palazzo veneziano. E quindi ci tenevo semplicemente per questa cosa, non è una mostra, è importante per me per questo mio sentimento, diciamo così. Beh, diciamo che quelli che frequentano il mondo dell'arte, quando si parla di Fondazione Bevilacqua La Masa, è un plus non indifferente. Insomma, un artista che è esposto anche in una collettiva, però in quel luogo, ha già raggiunto dei livelli non indifferenti. Insomma, quindi chapeau, complimenti Massimo, bellissimo curriculum. Tra l'altro un curriculum che è nato da poco, perché tu hai sempre dipinto, io ti conosco da sempre pittore, ma che in realtà ha deciso di mostrarsi da qualche anno. Quanti esattamente? 8 anni circa, quindi è recente.
Tu nasci come pubblicitario, nasci come titolare di un'agenzia di pubblicità, quindi comunque molto dotato nella comunicazione e nella creatività, e presti questa tua creatività al mondo dell'arte, che sinceramente ne aveva proprio bisogno di questa gentilezza, di questa bellezza. Quindi ti ringrazio. No, Pivore, sai che io ho sempre fatto il creativo nell'agenzia di pubblicità che ho fondato tanti anni fa. Però poi arriva un punto in cui c'è bisogno di qualcosa di più, in cui non mi basta più la commessa di un cliente con tutte poi le complessità e le situazioni che ci sono. Avevo bisogno di esprimermi indipendentemente da questo aspetto su cose che ritenevo più vicine al mio sentimento, al mio temperamento. Senti Massimo, purtroppo il tempo sta scorrendo inesorabilmente e non ci dà modo di approfondire tutto. Questa è l'ultima immagine, se non sbaglio. Sì, questa è l'ultima, questa è una mostra di un, diciamo una mostra pubblica in un palazzo importante di Albenga, si chiama Palazzo Oddo, che ha curato la Francesca Bogliolo, che ringrazio tantissimo. Tra l'altro nella foto c'è anche Filippo Lotti, ringrazio anche lui per l'aiuto che mi ha dato in questa mostra e anche in molte altre che adesso non abbiamo il tempo di far vedere. E comunque una bellissima mostra, molto grande, con tante opere in un bellissimo palazzo, e anche qui invitato naturalmente dal comune di Albenga e con il patrocinio della provincia e della regione, quindi è una cosa a cui tengo molto. Mostra istituzionale. Arriviamo ai giorni nostri. Allora, una delle domande che mi sento di porti, che immagino sia la domanda che tutti i nostri amici che ci stanno seguendo vorrebbero porti, è questa: perché i fiori? In realtà tutti vedono fiori, ma per me non sono fiori. Per me quelli che dipingo sono simboli, sono concetti di vita, perché i fiori rappresentano la vita, rappresentano la fragilità della vita, la bellezza della vita, la sensualità della vita. Senza fiori le api non potrebbero impollinare. La vita stessa è il fiore, in sostanza, nel mio pensiero. Quindi per me, quando a volte io capisco che queste immagini, siccome rappresentano le fiori, siano viste al primo livello come un fatto decorativo, come dicevi la settimana scorsa, e quindi mi piace, c'è il fiore, il colore, eccetera. Ma la realtà per me è un'altra, è molto più simbolica, molto più profonda. Quando dicevo che avevo bisogno di qualcosa che riguardasse il mio sentimento, avevo bisogno di esprimere queste cose. Oltretutto io credo che in questo momento il mondo abbia bisogno anche di speranza, abbia bisogno di qualcosa di che vada oltre, no, al pensiero, che vada oltre anche alla denuncia che molti miei colleghi, come ti dicevo tempo fa, molti artisti fanno, e per carità è correttissimo, perché l'arte serve anche a questo, no, a denunciare, però deve servire anche a creare speranza, a creare e a far vedere delle cose sotto una chiave diversa. I fiori, generalmente uno percepisce i fiori come delle cose, dei macchie di colori, decorative, magari le taglia, le mette in un vaso. Come sai, io i miei fiori non sono tagliati, non sono recisi, sono vivi tutti quanti. Ma in realtà sono qualcosa di più che una macchia di colore. Sono delle architetture meravigliose, bellissime, che rappresentano qualcosa che in natura è straordinario. Per cui da qui dobbiamo ripartire per sperare, per vivere, per un mondo migliore. Questo è il senso. Come ti dicevo, secondo me, sarò presuntuoso forse se ti dico questo, ma secondo me è molto più rivoluzionario in questo momento dipingere i fiori che non dipingere tragedie o school teschi o tutto quello che molti ragazzi in questo momento fanno, che rispetto moltissimo, perché è un modo, anche lì, anche la morte fa parte della vita, quindi anche vedere quelle cose. Però c'è bisogno, secondo me, anche di qualcos'altro, c'è bisogno di superare anche questo. Ecco il perché dei fiori, della natura, delle foglie, di tutto quello che sto facendo. Senti Massimo, nelle tue opere, soprattutto quelle che hanno questo sfondo bianco, emergono due elementi: luce e colore. Tu sei viri più verso la luce o più verso il colore? La luce. Sicuramente, indubbiamente, la luce. Il colore è, per carità, importante, ma è marginale. È la luce che crea la magia. Senti, invece parliamo dell'ultimo ciclo. Mi piacerebbe conoscere questa evoluzione. Dai fiori alle farfalle, come ho detto settimana scorsa, che rumore fa il battito degli ali di una farfalla?
è un sospiro del mondo, del pianeta. È un modo per collegare tutte le cose viventi. Perché ti dico questo? Perché se sai che le mie opere, questo ciclo si chiamano Butterfly Effect. In realtà questa cosa nasce da una mia passione per la fisica quantistica e quindi poi la teoria del caos. E questo è uno degli elementi più famosi, no? Il paradosso della farfalla che batte le ali in Brasile e che crea poi a cascata un uragano, qualsiasi cosa in Texas o dovunque sia. Questo significa che tutti gli esseri viventi al mondo sono collegati. Ogni cosa che succede, qualsiasi modifica, qualsiasi piccola, come posso dire, variazione in una temperatura, in un effetto atmosferico, per un'azione di chiunque, anche nel battito semplice di una farfalla, modifica tutto quello che c'è intorno. Quindi è un'evoluzione in questo senso, rappresenta sempre la vita naturalmente, forse ancora di più, mi rendo conto, parlando con i collezionisti, con gli amici, che la farfalla rappresenta ancora di più la fragilità, perché vive poco ed è meravigliosa, muore, basta che uno gli tocchi le ali perché deve morire. E quindi è come posso dire, il simbolo perfetto della nostra vita attaccata a un filo, no? Perché noi siamo piccoli, certo. e siamo qui per un battito di ali di una farfalla, in realtà, rispetto alla vita del mondo e dell'universo. Ecco, questo è un po' il senso. Senti, una riflessione da artista che vede un cliente, un collezionista che decide di portare a casa una tua opera, ok? Cosa pensa l'artista in quel momento? Beh, no, non sono così, non so dirti cosa pensa un artista, tra virgolette, posso dire cosa penso io in quel momento. In quel momento sono felice perché qualcosa che ho fatto, una mia opera, va in casa di una persona e comincia un dialogo. La cosa più bella che mi viene detta da collezionisti, da chi ha i miei quadri in casa, è che all'inizio vengono acquistati perché gli piacciono, perché il colore, l'effetto, che ne so, insomma, gli piace l'immagine. Dopo comincia questo dialogo e mi dicono che, guarda, anche dopo 2 anni, dopo 3 anni, dopo 10 anni, io ci leggo una cosa che non avevo visto il giorno prima. Vedo un altro particolare, vedo un riflesso, lo vedo cangiante, perché i miei quadri spesso si modificano i colori con questi effetti, diciamo, di colori metallici di base. Quindi vedo degli effetti diversi. Magari ho cambiato la posizione, ho una finestra, ho aperto una finestra, una cosa, e il quadro è cambiato. E comunque tutte le volte che lo vedo mi dice qualcosa di più. Questa è la cosa che mi fa più piacere. Perché quando uno interagisce con un'opera e riesce a costruirci un dialogo, poi in realtà non è più mia quell'opera, è sua. Cioè lui ha la sua, il suo mondo, indipendentemente da tutto. Quindi quello mi fa davvero piacere è aver contribuito un pochino a creare questo dialogo e quindi aver migliorato un pochino la vita di quella persona e di quella casa. Senti, torniamo un attimino alle cose un pochino più prosaiche, più concrete. Progetti per il futuro. Io settimana scorsa ho anticipato questa cosa della Cina. Cos'hai in cantiere? Beh, insomma, per adesso in Cina ci dovremmo fare, dico dovremmo perché c'è una situazione internazionale difficile, una mostra importante a Hangzhou, che è vicino a Shanghai, cioè vicino, lo diciamo noi, in realtà sono 200 chilometri per loro, quindi certo. È importante, in una galleria che si chiama Yudian Art, e che mi ha chiamato, ha voluto in tutti i modi fare questo contratto, tra l'altro lo volevano fare lunghissimo, io poi ho trattato per ridurre i tempi per fatto di sicurezza, però insomma sono veramente felice perché io non le conoscevo, mi hanno chiamato loro e questo è un mondo che sta nascendo e che dal punto di vista dell'arte, voglio dire, perché come sai in Cina sono abituati a altre questioni, loro alla calligrafia, hanno altre forme meravigliose, ma certo. Non conosco la pittura. E loro invece vogliono, mi dicevano che c'è un notevole fermento e molto interesse nell'arte pittorica europea e italiana in particolare, per cui
volevano, gli sto mandando i pezzi, vediamo cosa, come va, non te lo so dire ancora, ma insomma, in ogni caso c'è in previsione a ottobre questa mostra, una personale naturalmente importante a Vantuni, quindi speriamo bene. Senti, io devo chiedere scusa, a parte che ci sono dei commenti bellissimi, ti leggo l'ultimo che è arrivato, quello di Francesca Bogliolo, che tu hai già salutato, mi unisco anche io ai saluti, che dice: mia mamma dice che il suo salotto ha decisamente cambiato grazie a te, immagino che possegga una tua opera, quindi, e devo dire che è uno dei tanti commenti sicuramente che ti fanno un sacco di complimenti. Senti Massimo, io ti dicevo questo, io devo chiedere scusa ai nostri ospiti perché li abbiamo un po' ingannati, gli abbiamo detto venite, seguiteci martedì che faremo lo studio visit dell'artista, ma di fatto del tuo studio abbiamo parlato, io vedo delle magnifiche travi sopra la tua testa. Eh no, vabbè, ti faccio vedere un po' di cose per quanto riesco, se vuoi. Io, sì. Allora, intanto, io dipingo in questo sottotetto, in questa soffitta, che per fortuna è molto grande, ha diverse stanze, quindi qui c'è il mio mondo. Quindi, vi faccio vedere, non so se riuscite, ecco, vediamo un po'. Non so se riuscite a vedere, qua c'è un po' di... Vedo un universo di colori grazie ai tuoi quadri, dietro, vedo dietro ai quadri un sacco di libri e sai che il mio cuore già palpita. No, ma io sai, qui è tutto pieno di libri, perché io ho tutta la casa piena di libri, ho una passione quasi come la tua per i libri. Quindi... Comunque, questo è diciamo, è la parte più intima dove dipingo. Ok. Poi vi faccio andare di qua, perché c'ho un'altra parte in cui deposito i quadri, c'ho un po' di cose, che in realtà, anzi mi scuso, è una palestra, ma io, siccome mi piace spesso, io due volte a settimana mi faccio un po' di palestra, mi fa star bene anche mentalmente, oltre che fisicamente, quindi... Questo fa comunque ancora parte dello studio. Come dicevo, settimana scorsa curi la mente e il fisico. Così. Tra l'altro, guarda, questi due quadri qua, che l'ho lasciati qua apposta, perché le sto preparando per quella operazione che abbiamo insieme a Pisa. Sì. Che possiamo dirla, eh? Ah, sì, sì, no, se vuoi, io non lo so, ma insomma, è certo. Una mostra a cui tengo molto, perché sarà fatta alla chiesa della Spina, Santa Maria della Spina, credo si chiami così, di sì. Pisa, quella chiesa bellissima, bellissima, che è sulla riva dell'Arno, per cui farò questa installazione con... Aspettate, rimetto... Ecco qua, ritorno in posizione. Questa installazione che chiamerò Trascendenza, in cui ci sarà questo fiore angelo bianco in mezzo e quattro... dipinti di grande dimensione, 1,5 metri x 1,5 metri, a fondo scuro. Che mostra, mostra che sarà a maggio, grosso modo, che appartiene a questo ciclo di mostre che stiamo curando alla Chiesa della Spina, di cui la prossima settimana è il 12. Riccardo Ferrucci, naturalmente. Curate tutte dall'amico Riccardo Ferrucci, e la prossima è quella del 12, prossimo 21, quindi fra una decina di giorni, di Giovanni Maranghi, quindi approfitto di fare questo spot per invitare gli amici a venirci a trovare, per chi ovviamente potrà raggiungerci in quel della Chiesa della Spina. Comunque, senti, questa chiesa è meravigliosa, ha un fascino, che, a parte l'aspetto architettonico del trasferimento, ma proprio c'è una magia all'interno, c'è qualcosa di profondo. Senti Massimo, ho un minuto. Una domanda alla Marzullo, mi sono dimenticato di chiederti qualche cosa? Non lo so, cioè, potremmo stare a parlare per tre ore se per questo, ma non credo che abbiamo detto tutto. Allora, prima che ci concediamo con la nostra sigla, visto che so che tu, oltre a essere un grande artista, un grande appassionato di libri, sei anche musicista e un grande appassionato di musica, un brano, ce lo immaginiamo con le orecchie, non lo possiamo far ascoltare per motivi di SIAE e via dicendo, ma un brano che ci possa accompagnare a questa serata. Bene, ti dirò una cosa, allora, te lo dico io sono un grande appassionato di musica, come sai, mi piace tantissimo, ma vuoi un brano che ci accompagni in questa serata? Il silenzio. C'è una cosa, io
mi sento spesso tantissimo la musica, ma quando dipingo spesso di notte, perché qui in questo mondo io mi rifugio di notte, ci sto tante ore, mi piace il silenzio, perché il silenzio mi riempie la mente, mi riempie il cuore, mi riempie tutto, ed è una musica straordinaria. Poi, ripeto, io sono un appassionato di musica, ma apprezzo moltissimo il silenzio. Massimo, con questo io ti ringrazio della tua generosità, perché invitare le persone a entrare nello studio è sicuramente un gesto d'amore, di generosità nei confronti di chi segue il tuo lavoro. E di imbarazzo, ti garantisco, da parte mia almeno. Certo, non lo metto in dubbio. Massimo, tu sai che ti voglio bene, ti ringrazio, perché questo appuntamento è un altro di quegli appuntamenti che alzano l'asticella, perché è sempre veramente un piacere parlare con te di cose anche molto più grandi di noi. Massimo, grazie mille, alla prossima occasione. Io approfitto di salutare tutti i nostri ospiti, che sono stati tantissimi. Ringrazio tutti i collaboratori, vedo Barbara, ma c'è stata Daniela, qua c'è Selina, Giulia, Isabella, insomma tutti quanti. Ringrazio veramente tutti, ringrazio te, ringrazio il nostro mondo e faccio ancora gli auguri ad Antonella. E io ringrazio te, perché senza di te queste cose non ci sarebbero, a parte il mio intervento, ma questo fatto che riesci attraverso anche un mezzo così freddo, no, a entrare in sintonia, a parlare di queste cose, è una grande cosa. Credo sento gente che mi dice: io ormai sono affezionato a questo appuntamento ed è un piacere. Quindi, piccola cosa, ma di grande valore. Mi lusinga. Massimo, siamo in un ritardissimo terribile. A tutti quanti voi buona serata, sigla e grazie mille. Alla prossima volta. Ciao Massimo, ciao a tutti.